Buongiorno, siamo qui a casa di Antonio Casagrande e volevamo sapere il suo rapporto che ha avuto con Edoardo, com'è stato e come ha affrontato il teatro di Edoardo negli anni. Buongiorno, dunque io partirei dal fatto che mi sono diplomato in canto e pianoforte nel lontano 1955 al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Ho iniziato la mia carriera come cantante lirico, che è una cosa molto strana, perché nessuno se l'aspetta che io ho cantato. Invece ho cantato a San Carlo, a Parma, ai teatri importanti, nei teatri importanti. Poi a un certo punto questa carriera è stata un po', diciamo, precaria perché cominciavano a diminuire le scritture, in quanto io ero mi spiego, un basso buffo, cioè il basso buffo è quello che fa sempre la parte di un vecchio che si cresce e diventa tutore di qualche pupilla, quindi poi alla fine cerca di sposarla invece che se no che i giovinotti, come succede nella vita. E allora non trovavo più scrittura perché io ero mago mago, sic sic, giovane, quindi il direttore d'orchestra dice: ma non è possibile. E allora ci fu un Enriquez che cercava un cantante o un attore che sapesse cantare, e io mi presentai, e da allora in poi ho cominciato a fare l'attore e basta. E ho abbandonato la lirica, di cui ho sempre avuto una grande nostalgia perché mi piace molto la musica. La mia aspirazione era la direzione d'orchestra. E poi mi presentai a Enriquez, sono stato in questo teatro di Milano che si chiamava il Sant'Erasmo, che non esiste più, 9 mesi di scrittura, per cui mi sono pure meravigliato di questa lunga scrittura. Poi Edoardo, cioè, bandì un concorso e mi presentai a questo concorso e lo vinsi. I primi 2 anni credo di aver detto sì o no una o due battute, poi invece ho debuttato con il sindaco del Rione Sanità 1960 al Teatro Quirino di Roma, nella parte di Rafiluccio Santaniello, che è uno dei protagonisti della commedia. Da lì poi sono partito con lui e ho fatto l'aiuto regista con lui, direttore di scena e tutto, tutto. E ho imparato tanto di quelle cose che chi parla male di Edoardo non ha capito niente di Edoardo. Perché tutti si rammaricavano perché Edoardo era un po' restio, era un po' severo, ma questa cosa è una leggenda, perché non è, Edoardo sì, era stato anche severo, ma aveva tutte le ragioni di esserlo, perché aveva delle compagnie molto strane, che non voglio per carità accusare nessuno, però c'era una certa ignoranza intorno a lui. E tutti quelli che lavoravano con lui pensavano di essere alla sua altezza, questo è stato l'errore. E allora lui, secondo me, ha dovuto prendere un po' le distanze. Ecco perché dicevano che lui era antipatico, severo. Io poi gli sono stato molto vicino, in quanto c'era un periodo che lui andava e veniva da Roma perché la moglie stava malata, era malatissima, e quindi tutte le notti prendeva il treno, poi ritornava, insomma, uno strazio, perché Edoardo è un uomo che ha sofferto molto nella sua vita e bisogna avere un grande rispetto per questa sofferenza, che ha perso una figlia che aveva soltanto 10 anni, quindi bisogna stare attenti a giudicare e a parlare male. Ecco, questa è una delle cose più. Che altro volete sapere? Ditemi. Il suo rigore, il rigore di Edoardo in scena, quanto adesso oggi c'è nel teatro di oggi? Ma il teatro di oggi credo che è finito, è morto, nel senso che adesso esiste il cabaret, questa forma di teatro secondo me è trucida, proprio non saprei un'altra parola, non saprei che cosa trovare, orrenda, perché non c'è più rispetto per quello che si fa. Questi salgono sul palcoscenico, fanno i protagonisti, scrivono, poi sono tutti scrittori, quasi a mo', sono tutti scrivono tutto quanto. E allora io ho paura di tutto questo, anche perché c'è proprio un oscurantismo in questo momento. Ci sta una serie di persone che salgono sul palcoscenico e raccontano delle cose talmente insipide che uno non sa, magari. E quelli ridono e applaudono perché glielo impongono.
ci sta uno come fanno in televisione, applausi, risate, e allora la gente che sta fuori ci crede a questa cosa, e quando questi vanno in teatro corrono a vederle perché pensano che, e poi rimangono delusi fuori, escono fuori e dicono ma che hanno visto niente. Oggi perché si dovrebbe ritornare in teatro a vedere Edoardo proprio, a vedere le opere di Edoardo? Che cosa dà in più? Io penso che sia una medicina proprio, sia una specie di cura per vivere meglio, in quanto poi il Teatro Edoardo è un teatro molto molto familiare, è un teatro che si svolge sempre all'interno, voglio dire è all'interno delle famiglie, quindi la gente perché si è affezionata a questo teatro? Perché si ritrova, si raffigura in quello che è uno specchio, si rispecchia precisamente quello che succede nelle famiglie. Prendiamo per esempio Natale in casa Cupiello, è una delle commedie più familiari, diciamo, che esistono, perché c'è proprio il senso della famiglia e poi che succede quello che succede, insomma, degli scontri. Si scombina tutto per causa di cose strane che succedono sempre nella famiglia, ed è bello perché questa cosa avvicina molto di più il pubblico al teatro. Oggi io non so chi è più in grado di recitare le commedie di Edoardo. C'è il pericolo che adesso sta diventando un po' inflazionato. Prima c'era un'attenzione particolare, specialmente nel dare, diciamo, i permessi per rappresentare. Oggi invece, questo credo io sia una colpa di Luca, che dà le commedie a tutti, non bada a quello che fondamentalmente forse avrà bisogno di soldi, non lo so. Quindi l'etica della famiglia. Sì. Viene rappresentata nelle opere sue di Edoardo. Soprattutto, ma in tutte le sue forme, quello che succede in mia famiglia, che scopre che c'è un figlio omosessuale, quindi il Natale in casa Cupiello scopre che la figlia c'è un amante, e in Napoli Milionaria, per esempio, ti ritrova questa famiglia proprio sconquassata dalla guerra, con la figlia che è incinta, insomma, è la famiglia. Temi antichi ma allo stesso moderni, ecco, riusciva a essere sempre avanti. Lui riusciva a essere sempre avanti perché si proiettava con le sue commedie nel futuro, tant'è vero che le ultime commedie che ha scritto non erano più, diciamo, se posso usare un termine forse poco localiste, ma si affacciavano su, per esempio, Gli esami non finiscono mai, Il contratto, altri titoli che adesso, insomma, le ultime commedie che ha scritto erano più universali, si abbracciavano, si proiettavano fuori di quello che poteva essere la napoletanità, diciamo, non il napoletanismo. Però il problema è che queste cose, le ultime che ha scritto, forse non sono state apprezzate come quelle di, perché si allontanavano un pochino dall'etica di cui abbiamo parlato proprio prima. Però erano lo stesso problemi di famiglia quando lui decide di non parlare più, perché lo fa anche in mia famiglia questo, negli esami non finiscono mai, lui decide di non parlare più con nessuno e fa finta di aver perso la favela, quindi. Un'ultima domanda, qual è l'opera alla quale lei è più sentimentalmente coinvolto? Io sono stato scelto da lui per il personaggio di Luigi Strada nel Ditegli sempre di sì. E siccome volevo andare a chiedere il permesso che mi aveva richiesto Sbragia per fare Sacco e Vanzetti con Volonté in teatro. Ed era un'occasione perché io volevo uscire un po' dal teatro napoletano, perché noi eravamo gli attori di Edoardo, questo è un attore di Edoardo, questo è un attore napoletano, quindi c'era un'etichetta che era pericolosa, perché nel tempo se non ci siamo c'è Edoardo, non ci siamo più parti napoletane, noi eravamo fuori del teatro, perché qui si etichetta subito in questo paese, in Italia ci abbiamo questa abitudine. E allora lui venne, io andai da lui e disse: senta direttore, io non posso, no io disse, ho scritto una parte per voi, che poi non era vero che era scritta nel 33, nel 30 per Peppino,
E allora io rimasi talmente colpito che, siccome io l'ho amato quest'uomo, io proprio l'ho adorato, perché era talmente giusto nelle sue cose. Quando ne cacciava a coccoluno, diceva, aveva sempre ragione, cioè non aveva mai torto. Certe volte faceva delle cose bizzarre, ma quello fa parte della cultura dell'artista, capito? E quindi questa ditta di Sempre Sì mi è rimasta proprio nel cuore, anche perché ho riscosso un successo veramente notevole in televisione con questa commedia. Grazie moltissimo, un augurio ancora per tutto, arrivederci. Grazie, arrivederci a tutti, grazie.